Buongiorno ragazzi, benvenuti ad un altro video. Oggi vi parlo del mio allenamento full body, l'allenamento che sto seguendo praticamente da 6 mesi ormai, direi da giugno, da quando ho iniziato a lavorare con Men Enhancements. Ops, è partita la sveglia, secondo. Dicevo, post lockdown che abbiamo fatto 3 mesi di allenamento in casa praticamente fino a giugno. Poi a giugno mi sono preso una piccola palestrina, ho iniziato a lavorare con Men, mi ha impostato un full body a rotazione ABC e all'inizio ero un pochino scettico perché ero abituato ovviamente ai soliti classici split, upper lower, push pull legs. Invece con Menno, lui è praticamente un ricercatore accademico, fa, legge e analizza tutti gli studi che vengono fatti nello sport science e lui mi ha detto: no, facciamo una bici a rotazione, full body tutti i giorni, vediamo come ti trovi. E io 6 mesi dopo mi sto ancora allenando in questo modo e probabilmente sono nella migliore forma che sono mai stato nella mia vita, e molto di questo lo devo all'allenamento full body, al sovraccarico progressivo costante che sto beccando in questo allenamento. E quindi ho pensato di farci su un piccolo video. Prima di entrare nei dettagli specifici, però, dobbiamo farci un caffè perché presto mattina non riesco manco a parlare. In più, piccolo spoiler: questa è la maglia di Kaizen, una delle due performance shirts che andremo a rilasciare a gennaio, perché a Natale non riusciamo a fare un lancio, se no sarebbe troppo rapido e avremmo dovuto velocizzare tutti i controlli di qualità e non mi andava proprio. Quindi questa è una delle due performance shirts che lanciano a gennaio. Bellissimo, fit solito performance, è una bomba. Piccola delusione: Ele è appena tornata dalla corsa, si sta preparando il suo porridge, io invece volevo il caffè, invece da 2 giorni che non abbiamo più caffè in casa. In realtà il caffè ce l'avremmo pure, ma non abbiamo più i filtri per la macchina, quindi dobbiamo rifarci al Nescafè. Brutta cosa, è pure descafeinato. Lo facciamo andare bene. Beh, direi che non è uscito così male, dai. E allora, una delle primissime cose del full body split rispetto agli altri split, ad esempio un push pull legs, un upper lower, in cui ad esempio scegli particolari gruppi muscolari e ad ogni seduta magari appunto ti concentri sui movimenti di tirata, se è pull day, movimenti di spinta, se è push day, superiore del corpo upper, parte inferiore del corpo lower. Col full body andiamo praticamente a intercalare insieme nella stessa seduta più gruppi muscolari e praticamente quasi tutti i gruppi muscolari, quindi vado sempre quasi a fare un esercizio per i bicipiti, uno per i tricipiti, uno per le gambe, uno per il petto, uno per la schiena. Poi vorrei fare un video più scientifico a riguardo, se vuoi un video scientifico fammi sapere qui sotto nei commenti, in cui spiego letteralmente come anche tu puoi impostare un full body. Praticamente io l'ho impostato su 3 giorni a rotazione, quindi ABC, e secondo me per il livello intermedio va benissimo. Potrei anche impostarlo su 4 giorni, ad esempio ABCD, e potenzialmente nel prossimo mesociclo è quello che andrò a fare, ma per ora faccio A, B e C, e in ogni giornata, nonostante full body, c'è un piccolo focus diverso. Ok, quindi ad esempio la prima giornata, aspetta che prendo il telefono così sono più sicuro. Ad esempio la giornata A è un focus più petto e schiena, la giornata B è più le gambe, le spalle, la giornata C è un po' più di nuovo petto e femorali soprattutto, quindi la catena posteriore con stiflag e deadlift. È per questo motivo che, nonostante sono full body tutte e 3 le giornate, voglio farvi capire che non è esattamente uguale ogni singola giornata, bensì ci sono enfasi diverse e molte altre variabili che sono diverse dalle 3 giornate, che vi vado a spiegare appena subito. Già lo sapete, stiamo per andare in palestra, mi faccio il mio intra workout che utilizzo questo recovery aminos, gusto frutti di bosco, frutti misti di bosco, avete capito, e poi la mia barretta preferita che è questa protein bar al cookie dough. Come sempre potete utilizzare il codice muscoli a vita, come sempre potete utilizzare il codice muscoli a vita FSG per un 15% di sconto, e poi è il Black Week, quindi ci stanno sconti aggiuntivi, vi consiglio di dare un'occhiata se volete qualcosina. E allora ci siamo per un altro voiceover, vi voglio parlare in maniera più tecnica di cosa fare con un full body e delle variabili più importanti da impostare. Perché ovviamente, se ci pensiamo, se andiamo a colpire ogni gruppo muscolare ogni singolo giorno, ad esempio io mi alleno diciamo in media 6 volte a settimana, quindi letteralmente colpire ogni gruppo muscolare 6 volte a settimana, non possiamo fare la stessa identica cosa ripetuta ogni singola seduta, perché altrimenti andiamo a aumentare di tanto il rischio di infortunio, a continuare a letteralmente spaccare nello stesso modo anche tutto quello che è tessuti connettivi e articolazioni, e anche lo stimolo al muscolo non è la cosa migliore se noi lo alleniamo ogni singolo giorno con esattamente la stessa cosa. Quindi ci sono
la triade più importante per un lifter naturale è il VIF, il volume, l'intensità e la frequenza. E con un full body, dato che stiamo allenando molti gruppi muscolari quasi ogni giorno, la frequenza è altissima. E se noi consideriamo questa triade, tipo immaginate una piramide e ai tre capi ci sta volume, intensità e frequenza, se una di queste variabili è sparata al massimo, ad esempio la frequenza nel full body è altissima, dobbiamo compensare con le altre due variabili, quindi con l'intensità e con il volume. Ok, quindi immagina frequenza andata al massimo, dobbiamo essere sicuri di impostare correttamente intensità e volume per essere sicuri di recuperare e per essere sicuri quindi di poter applicare il sovraccarico progressivo col passare delle sedute, delle settimane e dei mesi. Come dobbiamo impostare l'intensità? Quello che si vede nella ricerca scientifica è che un range di intensità è la cosa migliore sia per colpire bene tutti i tipi di fibre muscolari, ok? Ci sono alcuni tipi di fibre muscolari che con i carichi più pesanti andiamo a stimolare meglio, altri con i carichi più leggeri andiamo a stimolare meglio, e di solito ogni singolo gruppo muscolare ha una certa proporzione di questi diversi tipi di fibre muscolari, ok? Quindi se noi per ogni gruppo muscolare includiamo un range e un mix di ripetizioni è la cosa migliore. Inoltre sembrerebbe che per andare a sviluppare anche e rinforzare i tessuti connettivi e i tendini, queste cose qua, servirebbe un'intensità di almeno il 70% del massimale di una ripetizione, ok? Quindi non vogliamo esclusivamente fare pesi pesanti, non vogliamo esclusivamente fare pesi leggeri, bensì vogliamo fare un'intensità che secondo me va dal 60% al, ad esempio, 85% del nostro massimale, e per ogni gruppo muscolare provare ad includere alcuni esercizi che appunto sono un po' più pesanti, come quelli composti, magari un 75-80% del massimale, e per i movimenti monoarticolari di isolamento andare e mantenere un'intensità più bassa sul 60-65% del nostro massimale. Così facendo abbiamo un ampio range di ripetizioni che va ad esempio dalle 5 ripetizioni alle 25-30 ripetizioni, e questo, secondo l'ultima ricerca scientifica, sembra essere il modo migliore per stimolare l'ipertrofia muscolare nei muscoli, ok? Quindi frequenza sparata in alto, l'intensità non può essere la stessa ogni singolo giorno, va bene? Quindi anche se fai petto, diciamo, 3 giorni di fila, magari il primo giorno fai movimento composto intensità dell'85%, metti, poi secondo giorno fai un movimento, magari un fly, quindi più di isolamento molto monoarticolare, e quello lo fai con un'intensità più bassa, magari il 65% del massimale. Magari il terzo giorno fai un terzo movimento che può essere a un'intensità, diciamo, media. Comunque devo dire qua, scusate se faccio un piccolo, parlo di me, ma mi vedo abbastanza bene, devo dire. Sto crescendo, dai. È bene ricordarsi ogni tanto, e con Sammy che mi firma mi aiuta molto. Comunque, tornando a noi, quindi nonostante facciamo petto magari 3 giorni di fila, l'intensità è diversa per i 3 giorni. Passiamo quindi al volume. Col volume dobbiamo essere sicuri di impostare il nostro volume settimanale. Noi lo contiamo come le serie portate vicine o al cedimento per gruppo muscolare a sessione, quindi sono praticamente le serie difficili, quelle lavorative, e generalmente è raccomandato stare per avere un volume minimo efficace, minimo 10 serie per gruppo muscolare a settimana. Possiamo arrivare anche fino alle 15, le 20, le 25, stiamo al limite per gruppo muscolare a settimana. Ovviamente se avete preso la mia guida scientifica avete visto che lì dentro do il breakdown completo dei volume landmarks più specificamente, però questa è un'idea generale, dai 10 ai 20-22 set per gruppo muscolare a settimana è un buon range di volume. E quindi cosa fare? Semplicemente lo dividiamo attraverso le varie sedute per i nostri gruppi muscolari. Solitamente per ogni esercizio non farei più di 4 o 5 serie, molto molto raramente, e non farei meno di 2 serie. Puoi anche fare una sola serie se è un gruppo muscolare che è già avanzato e non ti interessa molto, diciamo, continuare a fare crescere perché il volume di mantenimento è molto più basso, ma altrimenti un 2 serie, 3 serie per esercizio è la mia raccomandazione generale per iniziare. Dobbiamo quindi essere sicuri di aver impostato correttamente il volume, perché se noi facciamo troppo volume in una giornata e ripetiamo troppo volume nella seconda giornata, quella dopo, molto probabilmente non riusciamo a recuperare. Quindi metti che tu fai petto 3 giorni di fila, oltre a cambiare l'intensità, oltre a cambiare l'intensità dobbiamo anche magari cambiare il volume. Magari un giorno fai 2 serie, il giorno dopo ne fai 4, il giorno dopo ne fai 3, così che siamo sicuri che anche lo stimolo di volume è
diciamo, impostato correttamente. Comunque la cosa importante, come ripeto, è il totale delle serie settimanali. Il problema è che non vogliamo sparare altissimo il volume in una giornata in particolare, perché altrimenti ci serve molto più tempo per recuperare, quindi la giornata dopo rischia che non recuperiamo abbastanza. Poi, dopo aver parlato di questa triade che è fondamentale, ve la dovete scrivere, dovete sapere la memoria, il VIF, parliamo della scelta degli esercizi, perché anche questo è molto importante, un pochino non ho già parlato, ma per il full body, se noi andiamo a colpire ogni gruppo muscolare nello stesso modo ogni giorno, rischiamo di infortunarci. Se tu fai panca ogni singolo giorno per il petto, rischi di infortunarti, e lo dico io, ma lo dici, lo vedi in pratica, vedi le persone che fanno troppi movimenti multiarticolari uguali, con intensità uguale, si vede anche nella scienza che molto più alto il rischio di infortunio, ok? Quindi con la scelta di esercizi semplicemente dobbiamo essere un pochino più intelligenti quando facciamo un full body. Magari un giorno, metti che fai 3 giorni a rotazione come me, magari io ad esempio per il petto, in un giorno faccio la panca piana ed è bella pesante, secondo giorno faccio quella macchina assistita plate loaded in cui includo una pausa a fine movimento per stimolare un pochino diverso il muscolo, terza giornata e faccio i weighted push up o a volte i flies, ok? Quindi sulle 3 giornate ho scelto comunque 3 esercizi diversi con 3 intensità diverse, impostando 3 volumi diversi, rispettando quindi ovviamente il volume finale della settimana. Così facendo, noi impostiamo il full body, sembra che alleniamo sempre la stessa cosa, no? Perché se io ti dico faccio un full body, tu pensi che faccio la stessa identica cosa ogni giorno, invece è impostato tutto correttamente ed è tarato tutto perfettamente per essere sicuri di non andare incontro ad un infortunio e per recuperare abbastanza, sia far recuperare proprio il tessuto muscolare in sé, ma anche far recuperare il sistema centrale nervoso e anche i tessuti connettivi. Questo è tutto per il voiceover, io spero sia stato utile, posso fare un video più scientifico al riguardo se magari lo vorrai in futuro, fammi sapere lasciandoci un like e un commento e goditi il resto del video. Rolling. Sorry, are you using this? Yeah. Sorry, man. Sorry. No, no problem. PLD. Are you using this one as well? No, 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 it's all yours, mate. Thank you, mate. E ragazzi, noi abbiamo appena finito l'allenamento e stavo parlando con Sammy perché mi ha chiesto, rispetto alla settimana scorsa, abbiamo visto più uno stallo di progresso in questa settimana e anche l'allenamento è durato un pochino di più. E questo è perché ho aumentato un pochino il mio volume, quindi nelle settimane passate stavo progredendo molto molto facilmente e ogni, diciamo, tot microcicli, solitamente 5-6, faccio una sorta di volume check in cui praticamente controllo il mio volume, vedo le progressioni, vedo l'affaticamento, vedo il pump, vedo i DOMS e dato che verso fine settimana scorsa le mie progressioni erano altissime, però pump in palestra non era così elevato. Il volume, stavo su un medio volume e non avevo più DOMS, stavo recuperando perché stavo appunto progredendo. Ho deciso questa settimana con queste sedute di iniziare ad aumentare un pochino il volume, pochissimo, conservativo, 1-2 serie per esercizio e infatti oggi non sono progredito in tante cose, un po' stallato perché nei giorni scorsi aumentando il volume l'affaticamento si è alzato un attimino. Quindi l'affaticamento si è alzato, la performance per ora si è un attimino stallata, ma appena il mio corpo si abitua e ho gli adattamenti dovrei riniziare a progredire. Questo è quello che spero. Ok ragazzi, noi siamo tornati a casa da un pochino, come vedete luci accese, scesa la notte. Io e le Simon abbiamo fatto 1 oretta di team meeting per Kaizen, quindi stiamo pure filmando il primo video di Kaizen Atletica che forse è già uploaded sul canale, non lo so. Magari andate a controllare, se non è già messo su, sarà messo su fra poco. Stiamo preparando la cena, vi voglio far vedere il mio piatto preferito che ci stiamo facendo per cena. Ele sta veramente blown away le mie aspettative con questo pasto che è il pollo al limone. Yeah, vogliamo dare il nome in inglese? Come lo chiamo in inglese? Lemon chicken. Lemon chicken. Praticamente fa una sorta di pollo, ma prima di mettere in padella ci aggiunge anche la farina e il limone, pizzico di sale e io vi giuro che esce una sorta di chicken nuggets. È meglio dei chicken nuggets di McDonald's. No, meglio. Meglio no. Però tipo una versione ci fit. Possiamo arrivare, dai. Una versione fit e molto molto simile ai chicken nuggets di McDonald's. Quindi me lo sto facendo ogni sera perché è veramente una bomba, vi faccio vedere. Accanto ho una mezza melanzana, ma non avendo la pasta da pomodoro preferisco di no. Abbiamo il sedanino, quindi mi faccio il sedano e vi faccio vedere come viene fatto il pollo. Provateci se state a casa perché è una bomba. Promesso, bomba.
E poi cosa devono sapere loro? Che la cuoca sono io. E se vogliono vedere altre ricette devono venire sul mio canale, se vi va. Siete ben accetti. Link in descrizione al canale di Ele. Iscrivetevi se volete delle ricette che vi saziano, che sono buone, ricette fit. Praticamente se volete qualsiasi cosa fit, Ele probabilmente la sa fare, quindi andate sul suo canale. Ma anche non fit, solo che noi non mangiavo questa. Vero. Tutta la cena al completo, abbiamo quel polletto che è spaziale, vi consiglio di farlo. Se ci aggiungete più farina, lo lasciate per un po' di più in padella, lo abbrustolite per bene, sembrano i chicken nugget. Ho qua un pezzo di pane integrale e sinceramente non mangio del pane da un sacco di tempo, però oggi l'abbiamo trovato fresco al supermercato, quindi why not, una volta ogni tanto ci sta. Poi mi mangio una confezione intera di questi fiocchi di latte, dovrebbe avere sui 20 grammi di proteine tutta questa confezione, forse un po' di più. Per ora del sedano come verdurina, un uovo perché ieri ho fatto due uova sode e me ne è rimasta una e quindi la mangio oggi, speriamo che non mi succeda niente di male, e un pochino di Coca-Cola zero perché questa non manca mai, e diciamo che la sera un po' di Coca-Cola zero con dell'acqua gassata, sì, ce le metto insieme, lo so, sono strano, mi avete detto che sono strano su Instagram, però io faccio così. E questo è tutto, questa è la cena e così abbiamo anche spazio per un pochino di dessert. Intanto me lo sparo, grazie Ele, grazie Ele. Si sono le oltre le 11 di sera, io sto per andare a dormire. So che non è stato magari il miglior video più intrattenitoso, vabbè, hai capito? Non è stato il miglior vlog, però diciamo che in questo periodo faccio molto delle stesse cose ogni sera, mi sento che ogni giorno più o meno faccio questo, vado in palestra, mi alleno e poi gran parte del tempo sto letteralmente sul divano col mio computer a fare tipo tutti i programmi, tutte queste cose qua, quindi non è che mi sento proprio che... boh, questo è questo, a volte ci saranno un po' di video più tranquilli del genere, più veri. In cui semplicemente vi parlo di un argomento, e in questo caso è stato del full body perché veramente è una cosa che faccio da 6 mesi, non mi sono mai visto così bene e ovviamente all'inizio c'è stato un periodo di adattamento, non ero abituato, la prima settimana avevo i doms a palla, ma poi sempre di più le mie articolazioni stanno benissimo, tutti i dolorini che magari avevo in passato non ho più niente, e quindi volevo fare questo video anche per te perché magari anche tu vuoi provare ad allenarti in full body. Secondo me, specialmente se adesso stai a casa e non hai tanta attrezzatura, fare una sorta di full body in rotazione, quindi dove fai tre comunque sedute full body diverse e ruoti, può essere più divertente, può essere molto stimolante per l'ipertrofia, la frequenza alta per ogni gruppo muscolare, può aiutarti veramente ad avere un buon stimolo di crescita muscolare. Detto questo, Ele sta già a letto, quindi io anch'io mi corico fra poco, ti ringrazio di cuore, spero ti sia piaciuto questo video, mi raccomando, se è così lasci un like, ti apprezzo tantissimo, se puoi nei prossimi giorni, perché no, dai un'occhiata al canale di Kaizen perché inizieremo a mettere dei video anche là, e altrimenti, anzi, se non lo fai, seguimi anche su Instagram che ieri ho postato una storia e ho avuto un sacco di, veramente un sacco di DM da parte vostra, un sacco di messaggi. Praticamente ho mostrato la dicotomia di YouTube. Sotto lo stesso video un ragazzo che ha commentato che è un fisico del cazzo di merda e un altro ragazzo che ha commentato che sono cambiato troppo rapidamente e non sono più natural. Quindi è divertente vedere questi due estremi nello stesso identico video. Due persone hanno visto la stessa identica cosa, però con diciamo delle... hanno analizzato in due modi completamente opposti e niente, ne ho parlato su Instagram e ho ricevuto veramente un sacco di DM. Quindi se vuoi partecipare anche tu, noi ci vediamo su Instagram. Diciamo che lì è dove metto contenuto ogni singolo giorno, mentre qua su YouTube provo a fare uno o due cose, uno o due video a settimana. Purtroppo vorrei farne molto di più, ma non è che ho, non lo so, devo gestire meglio il mio tempo, anche tante altre cose in testa e al lavoro che sto programmando e provo a combaciare tutto. Clip lunga, ti ringrazio ancora veramente di cuore se stai qua, grazie di tutto il supporto, sei una bomba. Ti apprezzo tanto, ci vediamo nel prossimo video.